A cosa servono le carte geografiche? Servono, ad esempio, a vedere i confini tra gli stati o le province. Queste cose, infatti, non si possono vedere a occhio nudo e la cartina ci aiuta a capire, ad esempio, dove inizia uno stato e dove finisce. Osserva questa carta che rappresenta la regione Abruzzo. Tramite la mappa possiamo vedere gli elementi di un territorio. Possiamo osservare elementi creati dall'uomo, come ad esempio le città, ed elementi naturali, come ad esempio il Mar Adriatico. Inoltre, le mappe servono all'uomo per orientarsi. Grazie a questa mappa, ad esempio, sappiamo che Isernia si trova a ovest di Campobasso. Le carte geografiche si dividono principalmente in fisiche, dove è possibile vedere le montagne, le pianure e le colline dei territori. Politiche, mappe che si concentrano più sugli elementi creati dall'uomo, città, confini, eccetera. Infine, non meno importante è l'utilizzo delle mappe statistiche, che sono mappe che ci permettono di conoscere altre informazioni, come ad esempio la densità della popolazione. Nella mappa del Molise, con dati ipotetici, vediamo ad esempio zone colorate di rosso, che indica i territori con più alta densità di abitanti, e territori colorati di giallo, che indicano zone con una densità di popolazione più bassa rispetto alle zone rosse.